Salve, continua il rinnovo degli organismi della CNA provinciale di Enna. Anche a Piazza Armerina la CNA rinnova gli organismi. Infatti, in un noto locale della città dei Mosaici si è svolta l'assemblea dei soci della CNA, in ottemperanza a quanto prevede lo statuto ed il regolamento della CNA, per rinnovare ed eleggere i nuovi organismi che guideranno le varie strutture su tutto il territorio nazionale per i prossimi 4 anni. L'assemblea, svoltasi alla presenza del direttore provinciale Giuseppe Greca, è stata preceduta, nel caso di Piazza Armerina, da una piccola cerimonia per ricordare la figura di Salvatore Lana, scomparso di recente, che ha tanto dato per la CNA piazzese, portandola a quei livelli di rappresentatività che ancora oggi la contraddistinguono a tutti i livelli, sia locali che provinciali. Un minuto di raccoglimento ed un lungo applauso hanno salutato e ricordato la figura dell'amico Totò. Durante l'assemblea sono stati tanti punti toccati e discussi, partendo da quelli scaturiti dalla crisi economica, dall'assenza di un piano per il lavoro, dalle difficoltà nel reperire finanziamenti, all'eccessiva fiscalità, alla burocrazia degli enti pubblici e soprattutto all'assenza di una interlocuzione politica. Naturalmente toccati e discussi i problemi locali, la zona artigiana, le problematiche inerenti al commercio della Villa Romana del Casale, l'abusivismo, eccetera. Un momento difficile, ha dichiarato Giuseppe Greca, che in ogni caso non ci deve fare desistere, anzi deve servire da stimolo per continuare a combattere contro le inerzie politiche. Per questo occorre che si lavori in sinergia tra di noi, con nuovi gruppi dirigenti che lavorando insieme possano portare avanti proposte concrete rivolte a risolvere i grossi problemi che stanno attanagliando le nostre imprese. Dopo i vari interventi che si sono succeduti, si è passati alla elezione del nuovo organismo territoriale, che risulta essere composto dalle seguenti persone: Elastico Sabrina, mosaicista, presidente e coordinatore provinciale, Aloschi Cristian, centro revisione, Arena Francesco Fabbro, Augeri Giuseppe Salvatore, autofficina, Barravecchia Maurizio, professionista, Campanella Rosalba, abbigliamento, La Monica Armando, edilizia, Loritto Gaetano, idraulico, Mondello Vincenzo, autofficina, Palermo Cristian, ristorante, Palma Carolina, settore servizi alle imprese, Patente Filippo Autotrasporti, Piazza Salvatore Gabriele installatore, Presti Filippo Laura acconciatore. Invitato permanente Piazza Silvio, che per 2 mandati ha guidato la CNA di Piazza Armerina e non è più eleggibile. La nuova presidente, nel ringraziare gli intervenuti per la fiducia accordata, gli ha dichiarato che intende fin da subito iniziare a lavorare, convocando al più presto il direttivo per stilare un documento contenente tutte le problematiche e anche le proposte da portare avanti. Un primo impegno esterno sarà quello di incontrare l'amministrazione locale per discutere con essi i problemi e le probabili soluzioni. Fin da ora, conclude la presidente Sabrina Elastico, mi impegno assieme al gruppo dei neoeletti a visitare tutte le imprese associate alla CNA, che sono circa 250, per conoscerli, per farci conoscere e per invitarli a partecipare alle iniziative che il nuovo gruppo intende portare avanti. Anche per la FITA CNA, la Federazione Italiana dei Trasportatori Artigiani, rinnovati gli organismi dirigenti provinciali. Si è tenuta infatti, presso la sede provinciale della CNA di via Emilia Romagna ad Enna, l'assemblea provinciale degli autotrasportatori della provincia, presenti molti imprenditori dell'autotrasporto di tutti i comuni della nostra provincia. L'assemblea è stata aperta dal presidente provinciale FITA uscente Giuseppe Glorioso, il quale ha fatto un quadro della situazione odierna nella quale versano le imprese di autotrasporto, toccando punti salienti per l'autotrasporto, quali la carenza delle infrastrutture della nostra provincia, le ore di guida e le normative che risultano poco chiare. È stata poi la volta del segretario provinciale della FITA CNA, la quale ha dato degli aggiornamenti tecnici, quali la proroga della CQC per il trasporto merci e persone, le novità sul contratto collettivo nazionale dell'autotrasporto, su alcune convenzioni strette a livello nazionale a completo vantaggio degli associati CNA, allo sportello che è stato istituito presso i locali della CNA per il recupero delle accise, che risulta fondamentale per molte imprese di autotrasporto. È seguito un lungo dibattito dove tutti gli imprenditori presenti hanno partecipato fattivamente, formulando anche delle proposte interessanti per tutto il comparto. L'assemblea è poi proseguita con il rinnovo degli organismi. Il presidente Glorioso ha spiegato all'assemblea di non poter più ricoprire la carica di presidente provinciale, poiché lo statuto della CNA, come è stato già detto, prevede che non si possono fare più di 2 mandati consecutivi. Ad acclamazione, comunque, è stato deciso dall'assemblea di eleggerlo presidente onorario della FITA. Il nuovo presidente provinciale della FITA CNA è stato individuato nella persona di Graziano Leanza, giovane imprenditore originario di Genturipe, ma che ora ha trasferito la sua impresa nel vicino comune di Regalbuto.
un'impresa che si occupa sia di trasporto merci con dotezzi che di trasporto persone. Un giovane che ha sempre lavorato nel campo ed è stato sempre punto di riferimento anche per gli altri autotrasportatori. L'Assemblea ha augurato al neo presidente un proficuo lavoro per i prossimi 4 anni. Sicuramente sono onorato di questa elezione. So che mi aspetta un difficile compito, che spero di portare avanti come chi mi ha preceduto, ha dichiarato Graziano Leanza. Spero di rappresentare al meglio il comparto. Do sin da subito la mia disponibilità a tutti i colleghi che in qualsiasi momento possono contattarmi anche tramite la CNA, alla quale va il mio ringraziamento per lo spirito di abnegazione che ha nel seguire il nostro comparto, nel tenerci sempre informati su tutte le novità e gli adempimenti che le nostre imprese devono affrontare ogni giorno. Vicepresidente, è stata eletta l'ennese Graziella Ladelia, anche lei giovanissima e titolare di un'impresa di autotrasporto con dotazione e movimento terra, la Geolad SRL. È stata poi nominata la presidenza composta da 9 imprenditori. Il presidente Graziano Leanza, appunto, Graziella Ladelia, vicepresidente, Salvatore Ciulla di Barrafranca, Salvino Barbera di Nicosia, Giuseppe Attardi di Enna, Giuseppe Sassano di Regalbuto, Paolo Ladelia di Enna, Silvestro Bongiovanni di Troina, Luigi Cocuzza di Missoria. Anche la sezione della CNA di Enna ha rinnovato i suoi organismi. Filippo Scivoli è il nuovo presidente comunale. Anche la CNA, in osservanza a quanto prevede lo statuto, ha provveduto tramite elezione al rinnovo del direttivo locale e alla nomina del coordinatore comunale, del comune di Enna, ricordiamo. Infatti si è svolta presso la sede provinciale l'assemblea comunale di Enna per rinnovare gli organismi ed eleggere il nuovo coordinatore ed il gruppo dirigente che per i prossimi 4 anni guiderà la locale sezione di Enna della CNA. Alla presenza del presidente provinciale Antonino Palma e del direttore provinciale Giuseppe Greca, un nutrito gruppo di artigiani soci della CNA si sono presentati per ottemperare a quanto previsto dallo statuto. Il presidente Palma, nell'aprire i lavori, ha illustrato ai presenti le esigenze scaturite dallo statuto ed ha invitato i presenti a dare la loro disponibilità ad essere eletti all'interno del nuovo gruppo dirigente, soffermandosi altresì sul fatto che, pur in presenza di una crisi che sta colpendo le nostre imprese, occorre in ogni modo proseguire nelle lotte. Per fare ciò occorre un gruppo unito e trainante, un gruppo capace di formulare delle proposte concrete da portare avanti e discuterle con tutti gli enti e con l'amministrazione comunale. Un lungo dibattito è seguito dopo l'intervento del direttore Greca che ha toccato vari punti, da quelli a carattere generale, politica sul lavoro, credito, eccessivo carico fiscale, burocrazia, problemi riferiti al locale, insomma, la zona artigiana, l'abusivismo, eccetera. Alla fine del dibattito si è provveduto al rinnovo del direttivo comunale che è risultato così composto. Scivoli Filippo, imprese di pulizie, che viene eletto anche presidente locale. Orefice Patrizia, commerciante. Irene Chiara Monte, agenzia viaggi. Scalzo Angelo, restauratore. Savoca Michele, Savoca Valentino e Paolo Piscopo, installatori. Tirrito Angelo e Campisi Davide, panificatori. Ladelia Graziella e Rizzo Carmelo, autotrasportatori. Tornabene Salvatore e Mauro Todaro, settore produzione. Palma Antonino, Gulino Liborio, Cancaro Calogero, Meli Mario, settore comunicazione e terziario avanzato, Placa Gianluca e Lo Giuro Salvatore, settore servizi alla comunità. Di questi sono stati eletti delegati all'Assemblea provinciale del 6 ottobre, dove verranno eletti gli organismi provinciali, Scivole, Orefice, Chiaramonte, Scalzo, Palma, Savoca, Valentino e Michele, Tirrito, Ladelia, Tornabene, già eletti nelle rispettive unioni provinciali. Il neo presidente Scivoli, nel ringraziare i presenti per la fiducia accordatagli, ha dichiarato la sua piena disponibilità a portare avanti le iniziative e le proposte che man mano il direttivo appena eletto formulerà, ma che ritiene che solo lavorando insieme ed in sinergia potremmo ottenere quanto verrà rivendicato agli imprenditori, quindi uno sprone a lavorare insieme e in stretto contatto con i nuovi gruppi dirigenti provinciali. Per oggi è tutto, alla prossima.